Non è che vi pago per giocare, non lo so cosa state facendo. Aspetta, aspetta, non stiamo giocando. Stiamo recensendo Oculus Quest. Ma ve ne parliamo anche a te, Dario, subito dopo la nostra sigla! Sì, no, su di me. Lo stipendio non lo prendete lo stesso, però lo sapete, no? Io lo so. Oculus ha presentato da poco il suo nuovo visore per la realtà aumentata. Parliamo di Oculus Quest, che si aggiunge ai prodotti Rift S e Go, che è quello più economico. Questo visore è molto particolare, a parte che assicura ore e ore di divertimento sia per chi gioca che per chi guarda, perché vi assicuro per noi, perché se avete visto la scena di prima, vi assicuro che è così da due giorni. Anzi, sono anche venuti degli amici da Napoli per provare il nuovo visore di Oculus. Ma bando alle ciance e continuiamo con la recensione. Oculus Quest è un visore senza fili e all-in-one. Ha 6 gradi di libertà mediante dei sensori integrati. Inoltre, il tracciamento dell'ambiente è possibile grazie a ben 4 fotocamere. Noi infatti possiamo muoverci agilmente senza la paura di distruggere quello che è intorno a noi. La prima cosa che Oculus ci farà fare è quella di mappare lo spazio circostante e anche lo spazio in cui giocheremo. Per esempio, sono troppo vicino a lui e a lui serve più spazio. Il visore gli permetterà di delimitare l'area di gioco e quindi al di fuori di questa safe area, come la chiama, si attiveranno le 4 fotocamere presenti qui, che anche se in bianco e nero permetteranno di vedere l'ambiente circostante. Oculus Quest ha 2 piccoli schermi da 1600x1400 pixel. Ovviamente non parliamo di chissà che grande risoluzione, ma ci basta e avanza per giocare in una maniera totalmente nuova e immersiva. Inoltre si potranno regolare queste lenti in base ai propri occhi, in base alla miopia, in base a tutti i nostri parametri, e se abbiamo gli occhiali ci sarà un accessorio in confezione appunto per permetterci di utilizzare gli occhiali e il visore. Molto figo. E adesso il buon Niccolò ci spiegherà come si utilizza Oculus Quest. Ok, un'altra cosa molto importante è che si può regolare questa cinghia, quindi è adatta a qualsiasi tipo di cranio, tranne se avete il tuffo come me, perché ho avuto difficoltà. Scherzi a parte, le fascette non fanno neanche male alla testa, neanche per un uso prolungato. Sono molto comode. Ok, come ti trovi? Allora, bisogna dire che è molto molto comodo, ma dopo un po' di tempo di utilizzo è leggermente stancante per il nostro cervello, perché ovviamente percepiamo delle sensazioni che sono differenti dal movimento del nostro corpo. Adesso vado un attimino a farvi vedere quelle che sono le cose possibili con questo controller. Ad esempio, se noi vogliamo afferrare un oggetto o appunto fare un pugno, dovremo chiudere la mano in questo modo, quindi premeremo i 2 tasti qui e anche il joystick centrale. Se solleviamo l'indice possiamo puntare come fosse una pistola e poi sparare facendo questo movimento qui, come state vedendo. Infatti sento che il volume di questo Oculus è un po' alto. Sì, non riesco a sentire troppo bene quello che succede intorno, ecco. Ti deconcentra, se stai facendo un'altra cosa, se stai spiegando come funziona, ti deconcentra leggermente. Una cosa, ad esempio, io ho un pulsante virtuale qui davanti, metto la mano in questo modo, quindi fondamentalmente all'interno del gioco io la vedo esattamente allo stesso modo di come la state vedendo voi, e uso il dito per premere, semplicemente. Allora, per prendere un oggetto appunto dovrò premere anche lo stick che sta così. Adesso per esempio in mano una pallina, io posso tranquillamente lanciarla e rilasciarla e tirarla addosso a stare sì, così, ma tu devi stare al di fuori della mia area che finisce qua all'incirca, quindi non ti conviene stare invece. Ricordiamo che quando esce dall'area si attivano le fotocamere. Ora ti dirò un cubo. Abbiamo una griglia rossa che con il buco corrispondente alla mano che noi stiamo infilando, come fosse un muro virtuale, e è delimitata dalla striscia rossa, quindi noi sappiamo che siamo al di fuori della nostra linea, ma osservando per terra poi possiamo andare alla delimitazione del nostro perimetro, quello che abbiamo impostato la prima volta che accendiamo l'Oculus e confermiamo se l'area circostante è esattamente come viene mostrata dalle fotocamere appunto poste qui davanti. Parlo un attimo dei controller, che sono veramente favolosi. Infatti abbiamo controller di sinistra e di destra, si impugnano bene.
L'unica nota negativa, secondo me, di questo prodotto sono i materiali, ovvero una plastica un po' che a parte si tende a sporcare subito, ma mi sembra un po' debole, ma ho paura che si rompa un po' col tempo. Cosa importante, la maschera che protegge insomma il nostro viso dal visore è traspirante, quindi comunque non arriverà mai un eventuale calore del visore sul nostro volto, oppure non si creerà quell'effetto di maschera sudata in stile zaino sulla spalla in piena estate. Non so se ho reso il concetto. 399 euro, non pochi, però diciamo che è un acquisto addirittura più alto e più elevato di una PS4 Pro. Ci sta, alla fine è un'esperienza innovativa e siamo ancora ai primi visori esistenti sul mercato, quindi non è che siamo ancora in un mondo dove ci sono tantissime console, per adesso le console, diciamo che ci sta anche che il prezzo sia elevato vista anche l'innovazione, però 400 euro per un prodotto del genere io ce li spenderei, perché mi ha divertito. E voi? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, così magari vi possiamo dare qualche altra dritta in più su questo fantastico Oculus Quest. Non so pronunciare il nome. Ci vediamo nel prossimo video. Spero che questa recensione molto easy, molto simpatica vi sia piaciuta. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e soprattutto giovedì 887, canale 887 okay. Di Sky, accendete la televisione, non fate le brutte persone, seguiteci sui nostri canali social dove pubblichiamo tante cretinate, per dirlo in maniera molto francese e delicata. Seguite TecnoAndroid su Instagram. Anche. Ciao! Scusate, il ciao non era fatto bene. Ciao! Senza paura di distruggere quello che è intorno a noi. Ha ha ha, che ridere! Il sole. La cosa figa, metto un po' più alto perché mi sento basso. Sei basso. Per evitare appunto di colpirli inavvertitamente. Lui lo sta facendo apposta, ma vabbè.